Eccoci su Rage 2. Dai ragazzi. Allora ragazzi, andiamo a fare una nuova missione. Visto che ci sono poche persone che fanno le missioni, anzi che fanno gameplay, proprio su Rage 2 ce n'è nessuna, diciamo proprio nessuno. Quindi facciamo qualche gameplay delle missioni, visto che sennò nessuno le fa vedere. Gambarre è la nostra città principale, per il momento abbiamo sbloccato soltanto quella. Adesso sto andando in un punto per fare un'altra missione. Per il momento ragazzi sono soddisfatto. L'unica cosa, non ci sono tante armi, a me mi gabba avere tanti equipaggiamenti, tanti armi, ma ci importa una sega, perché tanto sono giochi che sono tutti uguali alla fine, eh. Invece eccoci a Wellspring. Finalmente. Ora vediamo di contattare il sindaco Losum Agar. Questa ragazzi dovrebbe essere un'altra città, eh. Non lo so, trova Losum. Ma chi è Losum? Losucche. Che cosa fanno? Tutti in fila, io salto la fila, vado un culo a voi e aspetta lì. Chi è questo mongoloide lì? Clayton, ti faccio vedere Clayton. Non sorvegliamo questo posto solo per tenere in riga gli scapestrati. Nessuno entra vestito da feccia della zona devastata. Abbiamo degli standard a Wellspring. Sei una bomba. Super stile. Avete degli standard? Ma che standard c'è, ragazzi? Ma che senza gambe? Ma dove andate, ragazzi? Tutte le ciabatte. Che standard c'è? Non ciabatte adesso a quell'altra. Cioè, sembrate i tossici delle stazioni, ragazzi. Stronzi dei belli sono il male assoluto. Qui c'è il bar. Questo chi è? Chris Dong. Ascoltami. Non ti tratterrò. Ehi, Chris Ledonk, vicino a Strombo. Vabbè, non me ne fotto un cazzo, la mia missione, tanto visto, non ci vuole 12 ore. Ma poi sono tutti uguali, cioè. Ehi! Sono tutti uguali. E la città mi ricorda Borderlands. Se avete presente, ti ricorda tanto Borderlands. Ehi tu! Comunque non è un caso, ragazzi, eh. Non è un caso, per esempio Far Cry New Dawn è stato fatto apposta per indirizzarti verso Rage 2, se non lo sapevate, è così. Cioè in pratica i giochi ormai le fanno uscire ma sempre per farti indirizzare su altri giochi, avete capito? Questo poi dovete arrivarci voi col vostro cervello. Ma cosa rifornisci? Ma vai a batte, vai. Fammi trovare questo Losum, vieni che sennò li spacco il culo. Cosa avete qui? I polli? Io non ho ancora visto un pollo, lì c'è polli, galline, mucche. Ma? Poi ce la esploriamo a modo, questo chi è? Sto cercando il sindaco di Wellspring. Sei nel posto giusto ma al momento sbagliato. Il sindaco Agar e il suo staff sono in isolamento. Qualsiasi cosa ti serva può aspettare. Torna un altro giorno o lascia perdere. Perché? È successo qualcosa? No, e non vogliamo che succeda. Nessuno entra e nessuno esce. Il sindaco ha problemi più grandi di te, mezza sega. Allora, dicevamo... Cazzo, hai sentito? Ho un regalino per te! Vabbè, tu, fatti tu, chi è? Ah, sono entrati i bulli, vieni bulli. Penso io bulli. Tanto beccatevi questa granata lì. E poi... beccatevi questa fucilata a pompa lì nel petto, sì, alla John Rambo, bang, fucilata nel petto, un buco del culo, bang. Quindi ragazzi, questo gioco è molto frenetico, è uno splatterone veramente fatto bene. L'unica pecca è che ci sono pochi elementi di gioco, però sono gli elementi di gioco che intendo io, armi, equipaggiamenti, zero. Qui ci sono 8 armi potenziabili e basta. Per il resto però è veramente fatto bene. Abbiamo un open world con zone diverse, la grafica ci possiamo stare, e le missioni sono tante, le cose da fare uguali, ci sono tipo attività. Oh, chi è? Davvero notevole, afferri anche i proiettili? Losum Agar, sindaco di Wellspring, ex prodigio con i Wingstick, ora li integra con una pistola. Essenziale per il progetto Daga. Ehi, 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 piano! Sono qui per il progetto Daga. Solo una cerchia molto ristretta sa di quel progetto. E tu non ne fai parte. Mi manda Prowley. Prowley, eh? Prowley è morta. Wildland è stata rasa al suolo. È un ologramma. Non posso spiegare.
Io sono Walker, l'ultimo dei Ranger di Wineland. Oh, merda. Altri figli di puttana. Figli di puttana. Ranger, facciamo fuori questi stronzi, poi parliamo. Ok, io l'ammazzo e te lei a fa bocchini col culo, mi raccomando, eh. Ehi, qual è la questa qui nel buco del culo, bene, sbriciolato, va a cagare anche te, va a finire nel culo, eccoli. Allora forse potresti essermi utile. Ah, ma questi salgono da dove non si sa, non posso neanche uscire. Vabbè, mi tocca ammazzare di così. Di così, te ti rialzi, non credo. Talento, basta sparare, è più facile dire sì. Spara, siringone e via. Salgono dall'ascensore. Preparati. Occhio ora. Appena si aprono le porte, li riduciamo in poltiglia. Come pesci in un barile. Ma beccati questa. Si briciolati, ragazzi. E la cavi con le armi, eh? Ok, l'hai fatto il bocchino col cu? Quei bulli sono morti stecchiti. Non me lo sarei aspettato da voi reclusi in quel complesso. Tu non sei come gli altri. Ora ti va di parlare? Direi. Parliamo. Mi spieghi cosa sta succedendo? La daga doveva fermare l'autorità una volta per tutte. Ma il piano è andato in fumo quando Wineland ha tagliato i ponti con noi. Sono felice di rimettere in piedi il progetto, ma come puoi vedere ho questioni più urgenti sotto mano. Lo vedo. Chi sono questi tizi? Criminali assoldati, i bulli, banditelli da strapazzo. Chi li manda? Sto cazzo. È solo un bastardo che ha il fegato di fare una cosa del genere. Clegg Clayton, lo stronzo più ricco in città. È da un po' che punta alla sedia da sindaco, ma ultimamente ha alzato la posta. Ha corrotto degli ufficiali e messo le mani sugli armamenti militari della città, tra cui quelli essenziali per la daga. Quindi lo uccido e riprendo l'equipaggiamento. No, dobbiamo procedere con cautela. Primo, voglio sapere chi lo sta supportando. Secondo, dobbiamo scoprire dove tiene tutta quella roba. Hai un piano? Ha un ego delle dimensioni di un'ecocapsula, ma possiamo sfruttarlo. Se riesci ad avvicinarti a lui e a ottenere la sua fiducia, potrai facilmente piazzare una cimice sul suo computer. Così potrò scaricare i suoi dati più interessanti. Chi lo supporta, chi rifornisce i bulli e dove tiene l'attrezzatura rubata. Clayton si circonda di gente ricca e famosa. Si riuniscono alla Sala dei Vincitori. Trova il modo di entrare lì dentro e non ti sarà difficile piazzare quella cimice. Ok, ci penso io. Eccellente. Ok, perfetto. Prendi quindi il dobbiamo congegno, andare. Vai nell'ufficio di Clegg e attaccalo al computer. Walker. Sì. Clayton, ho fatto tombola. Un'arca completamente intatta. Il problema è che qui sudare di merda ci hanno colto di sorpresa e hanno fatto fuori metà della mia squadra. Pagami il doppio o passo l'informazione a qualcuno che lo farà. E budare su mano. Ok, quindi dobbiamo prendere il dispositivo e piazzarlo nel computer di questo Clegg Gayton, Super Mega Gayton. Quindi ragazzi, andiamo a posizionarlo, appena raccattiamo tutto che c'è raccattà. Qui c'è un altro data page. Quindi andiamo a posizionare la cimice dentro il computer di questo Clayton. Da quello che ho capito, Clayton vuole uccidere il sindaco per diventare sindaco lui. Mi piace un po' di oxisballo come a tutti. Insomma, non fatta bene, guardate che culo c'ha. Sinistra, minchia. Niente fattoni. Perché giochi d'azzardo senza andiamo questa qui. È la sala dei vincitori di... Scordatelo, devi ancora guadagnarti il diritto di passare. Fammi entrare, sono un ranger. Non me ne frega un cazzo. Nessuno entra qui se non è ricco o famoso. E tu non sei niente. E dai, deve esserci un modo. Certo. Puoi entrare se vinci. Vincere cosa? Vinci su Mutant Bash TV e vinci il derby di Cheskar. Diventa una leggenda. Un gioco da ragazzi per i duri come te, no? Tutto qui? Già. Diventa una stella e puoi entrare e incontrare il capoccia in persona. Non c'è altro modo? Non per te. Non per me, eh? Peccato, perché sennò ti davo una fucilata in bocca se potevo.
e poi aprivo il garage a fucilate. Vedrai che ci entravo. Come va? Hai oltrepassato quel bestione all'ingresso? C'è un modo per entrare. Devo correre nel circuito e diventare campione. Un gioco da ragazzi. Spero tu sappia il fatto tuo. Quegli spettacoli mietono un sacco di vittime. Dico solo che è colpa loro se non hanno le palle per calarsene. Allora, dove dobbiamo andare? Eccolo, mercante robo dottore. Questo mi serviva perché posso potenziarmi altri oggetti. Fammi un po' vedere, dov'è? Sei qui per il... Perfetto, fammi un po' vedere. Aumento della salute. Ok, questo in pratica ci aumenta la salute permanente. Qui invece aumenta solo la carica. Seconda generazione, evidente. Danni. Hai un potenziale. E ripristino. Ok. La maggior parte della gente viene qui per procurarsi i protesi. L'unico che posso prendere è questo. Oculari. Ma tu potresti diventare... Vabbè, prendiamo questo, meglio di nulla per il momento. Poi di sicuro più avanti sbloccherò altre cose, quindi adesso dobbiamo andare avanti a tutte le missioni. Ehi tu, Losum, sono al circuito, è il derby di Cheskar. Accendi la TV, questo lo vinco. Buona fortuna, Walker, ti servirà per correre con quegli schizzati. Ok, quindi siamo arrivati a destinazione, siamo arrivati qui e dobbiamo fare questa missione. Fatti una reputazione al derby. Facciamo questa reputazione, oh. Queste poi me le leggo, tranquillo. Tanto ci rimangono salvate nel menu. E adesso parliamo mamma, con questa, chi è? Ti mangio oh. Non pare che sia arrivata la portata. Chi è questa sfatta? Dag Satan, devi ingrassare un pochino. Io mi faccio un antipasto, tu sorbisciti un po' di Chas Moras. Vado a lui per il menù, tesoro. Boh, sta bevendo l'aria. Brava, vabbè, sei troppo drogata, dai, non possiamo parlare. La mia Nel circuito è metallo contro metallo! Velocità, sangue, benzina, ossa rotte, schiene spaccate! E culi schiantati. No! No, inutile feccia. Fossi in te rivolgerei la mia attenzione al nostro maestro di cerimonie Chas Moras. E smetterei di arrecarmi disturbo. Riparei! Osi sfidare un sudario immortale? Oggi... Ehi, come butta? Non vedi l'ora... Devo sbrigarmi. Non tocca la... Onimega vuole che lasci in pace Oni... Per ecco chi è lui. Gli spezzatini? Guarda un po' chi c'è. Sei qui per correre per Chess? Dimmi che è così, Nicky Rain. Dimmi che mi hai mandato questo prodigio della zona devastata a correre come un panetto di burro sui pancake. Dopo di te, delizia. Devo andare. Forza, baby! Vedo con piacere che hai la stoffa dei migliori! Hai il fegato per aggiudicarti la vittoria! E hai anche un ottimo contorno! Ho un contratto proprio qui, bistecchina! Se lo firmi, vedi, lo firmi col sangue! Fatti strada tra gli avversari come un coltello in un filetto e avrai la gloria e intingoli a profusione. Niente, si è pulito proprio, eh? Quando comincio? Adesso! Firma, firma! Ora abbiamo il tuo autografo, puoi già partire! Oh, bene! Parti dal fondo, carne fresca! Quindi tra quelli più scarsi. Fatti valere nelle corse al rallentatore e passa a quelle serie. Devi soffriggere fino in vetta come il grasso di una salsiccia. Va a prendere il tuo mezzo quando sei pronto. Getta subito. Dai, guardiamo di vincere questa gara, porca puttana. Ritirati e rinuncia alla Charles Carberry, The More Great. Ma grattati le palle, altro che Morgheater, vai! Importa una sega, viva l'analfabeti, ragazzi!
analfabeti forever. Forever analfa, super beta, analfa beta, beccati questo, beccati. Ti fa vedere l'analfabeta ora, eh. Let's go! Dai, anche i Gorgut ci sono, ragazzi, mi fate fare le raucate, eh. Che sennò qui si invoca quello che non si deve invocare. Dai, checkpoint. E dai, cazzo, vai avanti, cazzo, si ferma tutte le volte. Quando cerco di fare una curva. Ma me la fa strana la curva però, eh? Questa non mi garba come movimento della macchina, non mi piace, perché cazzo, vai, senza il turbo non si muove la macchina, ok? Sembra che va a 20. Ma che cazzo del turbo, ho capito che ti manda più veloce, però minchia, fammi andare la macchina anche senza turbo. Oh. E poi sono due giri, non è un giro. Questo è il primo giro fatto, ragazzi, non so neanche io come ho fatto, ma primo giro andato, dai, ci possiamo stare, eh. Che salto. A me comunque, ragazzi, mi piace questa modalità gara, mi piace veramente tanto, eh. Ora non ci vado matti per i giochi di macchine, corsa, quelli non mi piacciono, però questo ci può anche stare in open world. Ci vuole oltre il trasporto, che ti teletrasporti da un punto all'altro, o se no ci vuole veramente un veicolo, un mezzo, un cavallo, un qualcosa che ti porti a giro più velocemente di andare a piedi, perché se no se vai a piedi, ragazzi, ti viene due palle come se ci avessi l'orchito. Cioè, ragazzi, ti cascano in terra, ci dai il cincio la mattina appena alzato, se appena ti alzi dal letto, devi andare a scuola, arrivo mamma, con le palle gigantesche che dai il cincio l'intero, no? Cioè, ragazzi, non date il cencio con le palle, dai, guarda che sgumata è questa lì. No, ho fatto la sgumata suprema, ragazzi. Qui bisogna stare attenti, perché se non si va troppo veloci ci si pianta. Ecco, quando usi il turbo, porca puttana, usalo con pianezza. Con pianezza, ragazzi, con pianezza, sì. Ma è un lotaglio mio, con pianezza, ci sta bene con pianezza. Con pianezza ci sta bene, con l'analfabeto ci sta bene. Perfetto. Dai, ci dovremmo essere. Eccolo, ci siamo, ragazzi. Dai cazzo, abbiamo vinto. Dai cazzo. Sì. Minchia. Parti veicolo, ce l'abbiamo fatta. Torna al boss, perché tanto abbiamo vinto. Nuovo record, è stato il primo. Nuovo veicolo sbloccato, minchia. Guardiamolo un po' nel garage. Peccato, non posso né modificarlo né potenziarlo. Fanculo! Questa è una cosa che mi fa incazzare, minchia. Sì, vinci le gare per sbloccare skin per la tua... Ah, ho capito. Allora forse ritiro quello che ho detto, forse. Forse. Ti dichiaro all'altezza del fottuto... Ok, devo andare qui. Ma non posso fare il teletrasporto diretto. Viaggio rapido, sì, posso fare il viaggio rapido, che culo. I viaggi rapidi, ragazzi, sono veramente utili. È inutile discutere, il viaggio rapido ti annulla perché ti annulla il divertimento, perché non scopri le zone. Ma chi te l'ha detto, ragazzi? Il viaggio rapido vi salva il culo e il tempo, perché è il tempo che perdiamo a giocare e non lo recuperiamo più. Quindi è bene che ci siano spostamenti rapidi, perché se devi andare a piedi ce ne vuole, ragazzi, eh? Ce ne vuole. Torna presto, Walker. Tu non puoi entrare. Fanno una setta. Vai a battere, Walker. Di roba scontata nelle fogne. Dai, su, voglio andare a vedere in questa cazzo di sala di vincitori se vinciamo qualcosa. Dai, Eccoci qua. Sono qui per Clegg Clayton. Ti do il benvenuto, leggenda. Leggenda, prima mi ha detto no, non puoi venire, sei un barbone, ti puzza il culo di là, e ora invece sei una leggenda. Grande.
entra nella sala dei vincitori, eh? Hai spaccato di brutto. Ehi, hey, bomba! Adoro il tuo stile, che grande kill. Non mi passare, ma devo coglione. Dov'è quel profe? Ehi! Ehi! Ascoltatemi bene ora! Secco, è secco. Ho una grande! Strano, no. I ricchi sono tutti obesi. Anzi, non so ho una perché. Fantastica sorpresa per tutti voi! Date un'occhiata qui, signore e signori! Eccolo! Il famoso magnate della zona devastata, Clegg Clayton. Così egocentrico che pare torturi la gente solo per ottenere consensi. Io, il grande Clegg Clayton, ho qui per voi l'inimitabile, l'inarrivabile Super Killer Walker! La nostra ultima leggenda spaccateste! Sono fuori di testa questo. La mia gallina dalle uova d'oro. Resta con me e saremo inarrestabili. Vuoi essere grande? Vuoi diventare una stella? Il vecchio zio Clegg Clayton e il tuo lascia passare per il successo. Vedrai. Non ti deluderò. Voglio essere grande. Oh, senza alcun dubbio, cazzo. Tutti hanno uno scopo a questo mondo e il tuo sembra proprio che sia quello di non avere rivali. Allora, che ne dici se andiamo a parlare in un luogo un po' più privato, eh? Probabilmente sto per offrirti l'affare migliore della tua vita! Mica, che polpacci c'ha? Che ha dei polpacci, ragazzi, tira una pedata e ti spezza a metà. Io non penso di dovermi presentare, però. Avrai già sentito parlare di come ho trasformato il retaggio di mio padre in un impero. Certo, tutti conoscono la storia dell'irresistibile Clegg Clayton, lo straordinario orfano multimilionario. È per questo che sei qui, naturalmente. Tutti vogliono vedere dove vive l'uomo più ricco e generoso che ci sia. Ah, eccoci qui. Dove siamo arrivati? Ah, questo è il tuo ufficio personale. Bello, dai. Ammira, Super Killer Walker, il cuore pulsante di questa città ad alta potenza, il centro nevralgico dell'impero Clegg, il mio ufficio, la cabina di comando da cui controllo il mio impero finanziario. Oggi sono l'uomo più ricco della città, ma presto il potere assoluto sarà mio, un potere incontrastato. Appena quella vecchia strega decrepita di Losum Agar mi cederà il suo ufficio da sindaco, le cose cominceranno ad andare per il meglio, vedrai. Allora la ricchezza non ti basta. Sei tagliato per qualcosa di più grosso, vero? Ora lascia che ti parli di mio padre. Mio padre era un grand'uomo, lui. Tutti dicono che era un grand'uomo. Ha gettato le basi di Wellspring. L'ha fatto, ma papà... A mio padre mancava l'iniziativa per unire potere ed economia. Era un sindaco, ma non era così ricco. Io... La gente mi dice che a me l'iniziativa non manca e io dico alla gente che diventerò l'uomo più potente della zona devastata. Cosa? Beh, che cosa può esserci di così urgente? Ah, ok, ok. Aspetta un secondo. Oh, Super Killer Walker, baby. Devo rispondere. Fa come se fossi a casa tua. Versati da bere, fatti un occhio di tossiluro. Sono super bulbosi. Sì, sì. Parlami. Ah, sì. Cioè, no, non intendevo. Adesso ascoltami. Ok, quindi siamo a casa sua. Ora cosa devo fare? Piazza alla scimici, come ci ha detto il sindaco. Sono io che comando qui, non puoi. Questo è il momento giusto. Minchia, che cimici giganti è! Bene, il congegno è al suo posto. Lo so, sta già trasmettendo dati. Ora vattene da lì. Ma è gigantesca, cioè si vede benissimo. Vabbè, tanto è un gioco. Questo cos'è? Roba da prendere? I gettoni MBTV. In pratica con questi gettoni, ragazzi, ce le danno in un'arena. Che poi vi farò vedere. C'è un'arena dove noi, se la finiamo, ci danno dei gettoni. E questi gettoni li possiamo usare per comprare determinati oggetti. Skin, armi, skin di tutti i tipi. Dai ragazzi,
Ok, esci dall'ufficio. Dov'è l'uscita qua? Clag Clayton. Super Killer Walker, ancora una cosa. Come sta la vecchia Losun di questi tempi? Ma che sorpresa, eh? Sì, mi è giunta voce. Niente sfugge a Clegg Clayton. Vabbè, è affanculo. Le mie spie e i miei agenti lavorano 27 su 24 per tenermi informato. Pare che Clegg te l'abbia fatta. Pare che dopo tutto tu abbia perso. Guarda. E visto che questi sono i tuoi ultimi attimi, ti faccio una grande rivelazione. Sì, vedi, ho pensato a tutto. Ho il giocatore più potente della zona devastata dalla mia parte. Chi? L'autorità, ecco chi. Sono in confidenza con il generale Cross. Quando prenderanno il sopravvento? Grazie, ragazzi, non ci saranno limiti. È tutto grazie alla mia incredibile abilità di negoziazione. Sono semplicemente il migliore in tutto quello che faccio. E tu sei solo un'insignificante marionetta di Losum. Beh, addio, marionetta di Losum. Addio. Quindi qui ci dovrebbe essere quel boss lì, specie di boss di onda, che cazzo. Io rompo, sei rompi ma coglione, lo dico io. Ti sparo in bocca, ti sparo. Oh, quanto cazzo mi ha levato? Merda. Non mi fare trasformare, perché se mi trasformo è la fine, eh. Vabbè, affanculo, beccati queste fucilate. Eccolo, sei morto, merda. Sei morto. Ok ragazzi, facilissimo, veramente facilissimo. Basta schivare gli attacchi, non si colpisce. Losum, mi ricevi? Facilissimo. Stai bene? Sì, sono proprio sotto Wellspring. Mi hanno buttato in una specie di fossa dalla tromba dell'ascensore. Ma la vera notizia è che Clegg se la fa con il generale Cross. Allora non c'è tempo da perdere. Mando una squadra d'assalto. Minchia, da Clegg. Come ha fatto bene però, eh? In un modo o nell'altro. Passo e chiudo. Sembra proprio Clegg. Vabbè ragazzi, quindi abbiamo finito questa missione, credo, eh? È durata parecchio, è durata. E... voi scrivetemi in un commento se vi è piaciuta la missione. Oh, che cazzo è questo? Tanto rompiamo tutto. Quindi prima di finire la missione mi sa che dobbiamo uccidere altri nemici, eh? Se non c'è un fusaglie, raccattiamole. Quindi c'è stata la gara con le macchine, che non è stata male sinceramente, mi è abbastanza piaciuta. Ci
posso stare, dai, come gara. E poi c'è stato questo combattimento con il boss. Non è che sia stato un combattimento emozionante, perché cioè è durato pochissimo, cioè proprio un cazzo è durato. Quindi non lo so, mi è sembrato troppo facile, visto che sto giocando anche a difficile. Vabbè, andiamo sopra. Prendiamo un po' di tutto, munizioni, oggetti vari, componenti, e spacchiamo culi a queste merde. In testa si shottano subito. Naturalmente non ci devono avere l'armatura, perché se hanno l'armatura sono più duri da mandare giù, eh. Però si spaffola abbastanza facilmente. Vedete, questo c'ha l'armatura, quindi prima si lava l'armatura e poi si sbriciola. Ok. Trovare un modo per tornare a Whispering. Dai ragazzi, troviamo questo cazzo di modo, perché qui sennò siamo fottuti. Bastardo, beccati questo qui nel cranio. E beccati questo, spappolato come una cipolla. Losum, ho trovato il carro. Un Predator, edizione autorità. Il carro Predator del progetto Data. Se lo sistemiamo per bene, è fatta. E pensare che è stato qui sotto per tutto questo tempo. Ora la bulla ti uccide! Questa è Bulla. Mettiamoci un po' un siringone, vai. Dov'è? C'era un altro, ce n'era? Vabbè, non c'è più. Quindi che cazzo bisogna fare? Raccogliamo tutto. Qui c'è il Predator. Devo trovare un modo, dai. E poi ci penseranno loro al Predator, perché sennò qui non si va più avanti. Ecco la mia via d'uscita. Ok, questa è la mia via d'uscita. Ora ti faccio vedere io. Metto... No, ho sbagliato, vaffanculo, che metto una ciliegia. Pazzi di merda. Ora sì che vi spacco il culo. Vaffanculo, merda. E beccati questa via la rotula. Ecco qui nel cranio, finito nel petto a piccione. Eccolo, eccolo, ecco, boh, doppia esplosione, avete visto? Mi fa, guarda, cosa cazzo fa? La metto il fucile sotto la gamba e sparo, ma questi sono fuori di testa, cioè ti viene uno col fucile a pompa sotto e fai l'acrobazia. Minchia, beccati questo. Cioè, guardatevi ragazzi che potenza è questa, eh? La squadra d'assalto è in attesa nella torre, non ci vorrà molto. Non so, io devo andare a bere, lo faccio dal cazzo di... Ok, spappolati. Ti spappolo, te. Ti spappolo come una... uno spappolamento, non so nemmeno io. Oh, bastardo. E te lo spacco questo scudo. Ah, ti levi di uno di... Oh, ok, ora ci siamo, ora ragioniamo. Sì, sì. Un altro siringone per sicurezza. Componente esplosivo, prendiamo tutto, raccattiamo tutta la vita. E dove cazzo sta questa uscita? Dove cazzo sta l'uscita? Maremma mia, beccati questo.
A cagare, via, dai, via, via. Però qui non finisce più, eh. La squadra d'assalto è in attesa nella torre. Non ci vorrà molto. Collegami al loro canale, così so cosa succede. Ok, aspetta. Via, via, via! Raggrupparsi, informazione! Caricare le armi! Irrompere! Clayton, getta l'arma! Non avete niente, sfigati! Io sono Clay Clayton! Io vinco sempre! Cos'era il coglione! Se n'è andato con il suo girocottero! Cazzo, dovevo pensarci io! Dove sta andando? Probabilmente a nascondersi sotto la gonna del suo padrone. Beh, almeno abbiamo trovato il Predator. La daga sta andando bene. Vieni nel mio ufficio e parliamo. Torniamo da lei e finiamo la missione perché è durata veramente tanto. Più di un'ora che sto giocando, cazzo. Oh. Fai in fretta, Ren. Ho cacciato quel rifiuto umano dalla città. Ora possiamo concentrarci sul progetto Daga. Sì, per ora. Ma se non lo togliamo di mezzo una volta per tutte, rivedremo il suo brutto muso. Deve esserci qualcosa di utile tra i dati che hai trovato sul computer di Clegg. Ci sto lavorando. Sto decodificando i dati. Ho una squadra nei sotterranei di Clegg per recuperare il carro Predator e altra roba. Ottimo. Fammi sapere quando il Predator sarà pronto. Certo. Ora che Clegg è fuori dai giochi e il carro è nostro, il tuo aiuto ci farà comodo per alcuni progetti. E penso che la cosa sarà utile anche a te. Che cosa è successo? Progetti, hai sbloccato progetti? Ah, ho sbloccato altri progetti, minchia. Ok, perfetto. Quindi adesso abbiamo anche questi. I progetti di lei. Perfetto, guardiamo un secondo. Comunque l'ho già fatti vedere in un altro video, guardatevi il video. Ok, questi non voglio vederli. Ok, missione compiuta, ragazzi. Volevo arrivare a questo punto. Quindi abbiamo finito la missione. Fatemi sapere in un commento se vi è piaciuto il video. Se vi piace anche Rage 2, commentate. E iscrivetevi al canale se volete vedere altri video. E ci sentiamo alla prossima. Dai!